Su questa isola morire di AIDS è ancora una certezza. Chiedo a Ramon che effetto gli fa sapere che nel cosiddetto primo mondo ci sono farmaci che possono salvargli la vita. I miei sentimenti sono di angoscia innanzitutto, poi rimango con un senso di violenta ingiustizia perché siamo umani e abbiamo gli stessi diritti. Ramon, se su questa sedia fosse seduto l'amministratore delegato della Glaxo, della Roche, che cosa gli diresti di getto? So che siete commercianti con la responsabilità di ottenere un alto profitto. So che non spetta a voi rimediare ai mali della povertà mondiale, ma sono certo che riuscirete a guadagnare miliardi anche senza imporre i vostri prezzi inaccessibili alla parte più sfortunata dell'umanità. Forse la storia più toccante che ho incontrato in questa indagine è quella di questo giovane di appena 20 anni, con 5 figli in parte ereditati dalla giovane sposa. Vive nella desolazione del barrio di Guachpita, dove si è ammalato di tifo, poi i reni hanno ceduto e così ha perso anche il lavoro. Ironicamente, questo ragazzo era impiegato presso un'amministrazione sanitaria pubblica che oggi gli offre solo un po' di solidarietà, ma niente farmaci adatti alla sua condizione. Il suo futuro è uno sguardo in attesa di nulla. Visti da lì, i cavilli e le sottigliezze nelle dispute legali non hanno senso. Ci vorrebbe una soluzione a breve termine perché, come dice l'economista John Maynard Keynes, a lungo termine saremo tutti morti e loro prima di noi. E allora quando vediamo queste immagini, viste e riviste, spesso ci chiediamo: ma cosa posso fare io, persona comune, per dare una mano a questi sventurati? Che mezzi ho per interferire con gli interessi dei giganti del business? Un mezzo potentissimo. E Paolo Barnard ci porta a Londra a vedere qual è. GlaxoSmithKline, forse il più grande colosso farmaceutico del mondo, sta qui a Londra, fattura 58 mila miliardi all'anno, ha un valore di mercato di 370 mila miliardi e non risponde alle domande di report. Come si può convincere una multinazionale così potente a cambiare le sue politiche dei prezzi nei paesi poveri? Qualcuno ha pensato di scendere in strada a manifestare la propria indignazione? Questa pensionata inglese ha semplicemente fatto una telefonata e insieme ad altri come lei ha messo in croce la GlaxoSmithKline e tutta la sua montagna di miliardi. Questa è una storia straordinaria che ha come attori alcuni anziani cittadini britannici e poi il gruppo Friends Ivory and Syme che gestisce i loro fondi pensione e infine Oxfam, che è una grande organizzazione non governativa inglese impegnata da decenni a favore dei poveri del pianeta. Fa da contorno una legge chiave del Parlamento di Sua Maestà, ma andiamo con ordine. Era alla fine dell'anno scorso, quando mi sono resa conto che una parte dei miei risparmi e fondi pensione erano investiti in alcune multinazionali farmaceutiche, proprio quelle che, come la Glaxo, rifiutavano di dare una mano ai milioni di ammalati del terzo mondo. Chiamai il gestore dei miei investimenti e gli dissi: o cambiano politiche o io disinvesto. Punto. Seppi poi che altri pensionati e risparmiatori stavano facendo la stessa cosa in quel momento. Migliaia di telefonate come quella della signora Cotton piovono negli uffici del gruppo di investimento Friends Ivory and Syme e lì qualcuno inizia a muoversi. Di fatto capimmo subito che le cose si stavano evolvendo rapidamente. I sondaggi dicevano che l'opinione pubblica era indignata dal comportamento delle multinazionali farmaceutiche e all'orizzonte c'era la prospettiva di grossi boicottaggi. La vicenda appare sui giornali e noi decidiamo di consultarci sia con Oxfam che con i nostri risparmiatori. Il problema del mancato accesso ai farmaci essenziali da parte della metà della popolazione mondiale era da tempo oggetto di una nostra campagna pubblica. E dunque, quando Friends Ivory and Syme ci hanno contattati, abbiamo immediatamente accettato di divenire loro partner in un'azione forte.
Abbiamo avuto un incontro con i vertici della Glaxo, al quale abbiamo invitato altri 6 gruppi di investimento, che come noi erano sotto pressione da parte di molti pensionati che minacciavano di ritirare i loro fondi pensione. Alla Glaxo abbiamo detto che se non avessero agito in maniera decisa, ne avrebbero sofferto finanziariamente. Ai dirigenti di questa multinazionale devono essersi rizzati i capelli, perché quei pensionati, piccoli risparmiatori, erano come le formiche e messi assieme formavano una minaccia formidabile, il potenziale ritiro dalla Glaxo di 3.000 miliardi. Questo colosso del farmaco si piega praticamente all'istante e lancia un programma di aiuto al terzo mondo sotto la supervisione di Oxfam e della severissima opinione pubblica inglese. È solo un inizio, ma di storica portata. Alla fine si può veramente dire che la Glaxo abbia ceduto alle pressioni dei risparmiatori? Con la Glaxo abbiamo avuto successo, ma va fatto molto di più. L'Organizzazione Mondiale del Commercio deve offrire alle nazioni impoverite l'esenzione dal rispetto dei brevetti sui farmaci. Tutte le grandi industrie farmaceutiche devono praticare sconti ai più poveri. E infine i governi, sia del nord che del sud, dovrebbero spendere di più per salvare le vite di milioni di malati. Senza tutto ciò, piegare qualche multinazionale non serve a nulla. Per me è miracoloso constatare che dopo tanti anni di lotte sociali sono incappata per caso nello strumento forse più forte, e cioè l'investimento etico. Oggi non potrei più investire in aziende che fanno del loro meglio per immiserire la vita di così tante persone. È questo il succo della storia, usare il proprio denaro, anche se poco, in maniera etica. Naturalmente occorrono sostegni esterni. Friends Ivory and Syme è un gigante nel suo settore, con investimenti per 120.000 miliardi, ma da anni ha sposato la causa etica. A ciò ha contribuito anche una legge inglese, il Pension Act. Questa legge obbliga i gruppi di investimento a rendere pubblici criteri con i quali piazzano il denaro dei risparmiatori. In altre parole, devono rivelare al pubblico se investono in aziende che inquinano o che sfruttano il lavoro minorile o che vendono armi oppure, come in questa vicenda, che negano un aiuto a milioni di ammalati. Questa legge ha fatto sì che l'80% dei gruppi di investimento si allineasse ai criteri di eticità e sempre più industrie oggi comprendono che la via del futuro è quella di comportarsi meglio. E ora una parola chiave, non ci si rimette, e cioè investire eticamente non significa guadagnarci di meno. Un colosso farmaceutico da 370.000 miliardi è stato costretto da lei e da altri come lei a venire a patti. Questo è quasi incredibile, se ne sta rendendo conto? Sto cominciando ora a realizzare, è meraviglioso.